tu concorrenti, sveglia, bisogna andare a lavorare. Anna, chi vuoi eliminare dalla masseria? Carlo. Chi vuoi eliminare dalla masseria? Carlo. Maria Francesca. Carlo. Daniela. Carlo. Marianna. Carlo. Elena. Non posso decidere, che non conosco ancora. Io Carlo. 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 Allora Alessia, la motivazione qual è? Perché Carlo? Allora, è Carlo perché Carlo non fa niente. Carlo devi abbandonare per sempre il reality La Masseria. Al confine del mare sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo. Qual è la concorrente che devi abbandonare subito il reality? Per me è Daniela. Oh, Daniela, peccato. Daniela. 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 Io, Daniela. Come vedete, il consenso è unanime. Io sorrido. Daniela. Dispiacere, Daniela. 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 Daniela, andiamo a chiedere ad Insino perché Daniela. Allora, Insino, perché Daniela deve abbandonare il reality La Masseria? Semplicemente perché non tanto più come all'inizio. Prima si muoveva spesso e volentieri con tutto e di più, invece ora si è bloccata completamente. Devo comunicare ufficialmente che Daniela, la nostra danzatrice del ventre, deve purtroppo abbandonare il reality La Masseria. Ciao Daniela! Ciao Daniela! Ciao! Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Pensando, esci tu, esco io, entri tu, no, cioè, esco io, esci tu, esci proprio tu. Angela, finiscila, sempre il fare. Per l'eliminazione, per Daniela e Carlo. Carlo era il mio amico, non dico l'unico amico, però era uno dei miei amici qui dentro. Avevamo instaurato un rapporto fraterno. Fraterno, siamo già arrivati. È vero, dai, no, ammazza. Ya, yeah, fraterno. Con no, certe io persone. Non posso dire, no, è vero. A me, Carlo, ero l'unica delle poche che non voleva che uscisse. Poi l'altra. Simpatico, divertente, bevamo insieme. È uno dei pochi con cui, diciamo, ci ritagliavamo i nostri spazi. Beh, più o meno Daniele anche per me è lo stesso. Ma non dire bugie, prima che tu venuti fare la solita mia. Ma stai scherzando, Anda! Perché devi fingere di andare tra le case? Vabbè, comunque alla fine è meglio loro che noi, no? È normale. L'eliminazione è la cosa proprio peggiore della settimana. Parliamo di Daniela e di Carlo. Sì, se ne va un pezzo di cuore con Daniela, a me dispiace Daniela, tantissimo. Bellissima. Andasse a casa, era il mio amichetto Carlo, era di Caserta, era di casa. Invece mentre per Daniela anche mi dispiace, non è vero che poi menziona sempre sto fatto la danza del ventre, lei è tutt'altro. È un artista, la danza del ventre è un'arte. Quindi. Un artista vero. Quindi tutta un'altra cosa che non bisognerebbe proprio dire. Comunque, ragazzi, Daniela sicuramente molto più di Carlo, semplicemente ragazzi, perché l'abbiamo vissuta magari di più rispetto sì a Carlo. Carlo è stato Carlo apatico. Sempre per i fatti sì, suoi. Carlo apatico. Sfogliato. Non aveva nessuna concupiscenza per niente. No, infatti, niente. Con Daniela veramente un pezzo di cuore. Daniela invece.
Però che cosa mi dispiace come persona, questo è un reality, mi interessa per la persona che è, indipendentemente da quello che fa. Nient'altro, che cosa diciamo? Quanto mi diverte. E poi Carlo ormai c'è una grande amicizia. Ci siamo già presentati, no? Io pure non so neanche chi siamo io e l'amico. Sai almeno qualche nome dei nostri o no? Ma vuoi essere picchiato? Salve a tutti. Salve. Un bacissimo. Ciao, ci hanno detto che dobbiamo stare più stretti possibile. Mi hanno detto la vabbè, verità. Non dice siamo che i microfoni non funzionano neanche bene. Siamo buoni. A cuccia. Vi presento, signore e signori, la nuova massaia del quartiere. Massaia. Quindi io metto a bacchetta tutti, Dai. Sì, anche a me. Che non però è il piacere di tornare a casa, abbracciare tutti i cari. Fa più piacere. A voglia, a voglia. Insomma, anche il piacere di tornare alla vita quindi reale. Un dispiacere. Mescolato diciamo, al piacere. Mescolato al piacere. Si può accettare, dai. Sì. A volte la chimica crea dei legami, dei sentimenti. È tutta una questione poi di sguardi, di ti trovi, lo conosci il giorno stesso, lo vedi e dici mi ci trovo bene, dai, non servono tantissime. Io in un certo senso sì me l'aspettavo, perché queste ultime settimane qui alla masseria erano state un po' pesanti, capito? Mm-hmm. Francamente non ero più a mio agio come ero all'inizio, ragazze, sì, con tutto ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, sì. Delle ragazze davvero spettacolari, dolci e insomma con grinta anche. Alcuni dei ragazzi mi sono stati sempre diciamo antipatici sin dall'inizio, però l'ho tenuto un attimino nascosto, quindi insomma sarà un piacere non rivederli. Quindi conti è stata una bella esperienza, sì, io mi sono divertita, tu? Anch'io. Anche se non ho fatto niente, però. Allora lo stai ammettendo. Ho lasciato fare. Ti piace comandare? Ti piace? Sì, è uno degli... Diciamo ti piace, si vede che lo dici con mi sta a pennello, io non vado dietro la massa, mi piace condurla la massa. Ah, è giusto. Vabbè. È una ragazza massiccia, si vede che è massiccia. Sono massiccia e sono massaia. È palese il discorso, non è che... Prima di lasciare insomma questo bellissimo programma tutti i ragazzi della masseria, volevo dedicargli un piccolo pezzo di una canzone. Inizio. At first I was afraid, I was petrified, keep thinking I can never live without you by my side. But then I spent so many time thinking how you get me wrong, and I was wrong. You took me out to get along, so now you're back. Poi tra di voi c'è il vincitore del primo anti-reality d'Italia, che l'elimina, tutto è falso in questo programma, tranne l'eliminazione. E quindi la prossima meta, andremo verso un'altra meta che non vi diciamo qual è, perché è tutto in segreto, e ci sarà la semifinale, perché tra di voi ci sarà il vincitore. Ecco ragazzi, soprattutto le vicende della masseria continuano, mi raccomando. Siete senza parole, mi dispiace. Ragazzi, tutti quanti insieme mi dovete seguire, perché dobbiamo andare in un altro posto, perché le avventure continuano. Andiamo. Facciamo ciao alla corte di Luca! Ragazzi, che giornata di duro lavoro.